Allora, iniziamo subito Flash. Dove e perché nascete? Sono nato in Sudafrica e lui penso in Svizzera. Beh, dai, buona. E come vi siete ritrovati qua in Veneto? Ma lui non so, io sono venuto qui dopo aver conosciuto una ragazza di Padova a Londra e lei mi ha raccontato di questo paese che si chiamava il Bel Paese, tra l'altro, che era molto bello e mi ha... Paesaggisticamente. Sì, mi ha tentato di venire qui in Italia. Ti ha incastrato, insomma. Sì, infatti. Bene. Poi sono anni che sono qui e... E come ti hanno incastrato gli altri invece a suonare? Ci ha incastrato lui. Ah, e quindi il contrario. Si è vendicato a sua volta. È colpa sua, ecco. No, con gli altri che purtroppo non c'è il batterista Seba che è andato a casa. Praticamente conosco Seba da quasi 10 anni ormai. Quando ero a Londra ho organizzato dei concerti, un paio di concerti per il suo vecchio gruppo. È un gruppo di Vittorio Veneto e sono venuti a Londra a suonare, però sono arrivati in 15, a parte che il gruppo erano 5, però sono arrivati in 15 e ho conosciuto tutto un giro di gente di Vittorio Veneto. Allora quando ero qui in Italia sono avvicinato lì, conoscevo già Seba. A un certo punto io facevo la musica un pochino più, non dico folk, ma più country alternativa come cantautore. Io il mio percorso musicale è cominciato così, però ho cominciato a scrivere pezzi più movimentati. Ho pensato di Seba subito come batterista perché ha qualcuno che ha un tiro molto anni 60, molto garage. Pensando ai gruppi come Who e poi anche tutti i gruppi garage come Sonics, 13th Floor Elevators e poi Elvio, lui è entrato quasi subito come bassista, comunque era un amico e qualcuno che conoscevamo e la cosa funzionava quasi da subito Visto che Where's Two è un progetto legato alle etichette, soprattutto come queste poi si interfacciano con quella che è la realtà musicale, diciamo, odierna. Voi come siete entrati in contatto, uno, in questo caso con la Garage, e due, come pensate debba essere il rapporto? Cioè, visto che Where's Two nasce anche un attimo per ribaltare un po' quelli che sono gli schemi, logiche e far rete anche tra tutte le etichette, ma anche tra le band, perché il live deve anche essere visto come momento di socializzazione altra in cui uno può conoscere gente che non ha mai visto prima e appunto, come può capitare anche all'estero, di trovarsi, aiutarsi, far sponde, far rete. Secondo voi, appunto, come può delinearsi il rapporto uno con l'etichetta e tra le etichette fra di loro? No, penso che è un momento un po' strano anche di parlare delle etichette, per dire etichette stereotipi, nel senso che un'etichetta non è quello che era nel passato. Allora vedo il nostro rapporto con Garage Records più come una collaborazione, cioè nel senso che non è che... a livello indipendente, vabbè, non è che girava tanti soldi mai, però anche adesso è più una collaborazione, più che altro. Mi fa tanto piacere perché fare parte di un rapporto, una collaborazione così, ma anche con altre etichette, altre gente, questa è la cosa che mi fa piacere, come suonare. Io non suono perché mi diverto, però anche un motivo, un'opportunità di conoscere altre persone di altre zone, altri paesi, è un'esperienza, cioè piuttosto stare davanti alla televisione a casa. Sì, sempre meglio di niente, quindi. Sì, infatti, allora, vabbè, sì, non penso che anche per le etichette, cioè proprio è un... Come in inglese si dice, è un labor of love, è un lavoro che
c'è amore dietro, perché non c'è soldi, non c'è nient'altro, sicuramente per le etichette e anche per i musicisti, allora sì, lo vedo così. Quindi un altro modo per passare il tempo libero, visto che già di tempo ce n'è poco, quindi tu dici giustamente reinventare... Dice così, ma non riuscirebbe a non farlo. Può, no, ma è giusto anche. Ma appunto, proprio in merito a questo, secondo voi, rispetto anche a alle tra virgolette battute che ci facevamo, e poi la televisione italiana è sì, vabbè, quella sì. Quindi gioca già un punto a tuo favore che ti invoglia in primis. Cioè, la scena può considerarsi o meno indipendente, o come piace anche un po' sottolineare fra di noi, chi se ne frega e troviamo invece i momenti per creare qualcosa e quindi dar voce alla gente che vuole suonare, che porta dietro una passione e anche un modo di vedere certe cose, proprio come poteva essere un tempo anche un po' più do it yourself e maggiore voce a qualcosa di costruito e non qualcosa di giustapposto e appiccicato. Sì, boh, penso che anche questa cosa del DIY e quella mentalità lì funzionava molto meglio al passato, in cui c'era una comunicazione che era completamente diverso. Ormai con i social network queste cose qua va bene, cioè, vabbè, è meglio che ci sono queste cose, però non so se aiuta o fa più danno a un gruppo che sta cercando di uscire di una realtà più locale, più provinciale. Ho visto sempre, vabbè, i gruppi, ma anche io sono da Sudafrica, allora gruppi sudafricani che hanno avuto, diciamo, successo tra virgolette, che sono andati a suonare in Germania, erano gruppi metal e gruppi hardcore punk. Perché? Perché c'è un pubblico veramente appassionato di questa musica. E allora, finché non c'è un seguito a questo livello, è difficile anche uscire dalla provincia. Però io sono felice che ci sia il Pedro, ci sono posti in cui è bello suonare e sono felice che ci siano etichette che producono i gruppi cercando di fare dei lavori buoni e che li facciano girare, che li mettano in contatto con i locali, quindi... Benanza, grazie, diciamo, no, perché quello per ci vuole. E a proposito di questo, avete nuove collaborazioni o nuove uscite in particolare in questo periodo, o ci vediamo sui palchi in estate direttamente? Stiamo facendo, siccome siamo un po' lenti, stiamo facendo il primo videoclip e per il momento ci stiamo divertendo molto con questa cosa e stiamo lavorando ai pezzi nuovi, ma l'anno prossimo credo. Perfetto, allora io vi ringrazio ancora tantissimo, spero che vi godrete la serata e grazie ai video ascoltatori di Radio Sherwood, ci vediamo alla prossima.